Fa tutta patisserie. Peccato che non ci sono i macaroni. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 2 settembre e anche oggi patisserie, a prima mattinerie, perché ci insegna di mattì o alla briocherie. E allora si entra. Vediamo un po', fornite, fornite, lì c'è cornetto, c'è tutto, signore, è a posto, vai. Adesso prendiamo qualcosina, si fa colazione e poi si parte. Il cielo qui fuori, come vedete, è un po' nero, ma di qua alla nostra destra lascia ben sperare. Qua è veramente incazzato nero, infatti la previsione avevo messo che sarebbe stato così. Di qua è un po' meglio, quindi noi dovremmo andare da quell'altra parte. Adesso facciamo colazione e poi si va. A tutta patisserie. Peccato che non ci sono i macaroni. Ma che abbiamo trovato le patisserie? Né ieri, né la patisseria di ieri, né quella di oggi. Che devi comprare? Paghi tu? No, paghi tu. Fai vedere, che sennò questi non credono che io sia proprio un po' particolare. Ragazzi, questa è quella cioccolata, dovrebbe essere. Sì. Cioccolata mandorle, sì, cereali dovrebbero essere sopra. Buona colazione. Quello qui è nero, dei fulmini si vedono pazzeschi, ma forse ci salviamo. Adesso scappiamo di corsa, usciamo, andiamo in quella direzione lì, quindi tutto sommato forse ci va anche bene. Aspettative di non prendere acqua fallite. Comunque andiamo verso il chiaro, dai. Non siamo messi neanche gli antipioggia, siamo con i jeans e le giacche. Siamo estremamente positivi. Vogliamo sperare che lì smetta di piovere, altrimenti ci dobbiamo fermare e coprirci a dovere, onde evitare di viaggiare bagnati. Praticamente si è fatto notte, ragazzi, non ci siamo ancora fermati, siamo ancora con i jeans, siamo fiduciosi, ma la questione è che qui continua a piovere. Adesso piove meno, vediamo, appena troviamo un cavalcavia facciamo il punto della situazione. Per ora è inutile fermarsi, perché se ci dovessimo fermare sarebbe soltanto prendere più acqua di quella che prendiamo mentre andiamo, perché comunque il GS con serbatoio da 30 ripara molto le gambe sia a me che a Cinzia, quindi per ora continuiamo così. Oggi tra l'altro tappa lunga, siamo circa 530 km, arriveremo a Colmar. Abbiamo tenuto botta sotto l'acqua, siamo relativamente asciutti, un po' le maniche delle giacche sono bagnate, ma all'interno c'è il Gore-Tex e siamo asciutti entrambi. E davanti a noi c'è il sole, quindi è tutto molto giusto così. Siamo rimasti con i jeans e la giacca, zero antipioggia. Dietro a noi però, vi devo dire la verità, è nero proprio, dietro ci stiamo lasciando un nero pazzesco. Tutta quest'acqua non l'abbiamo presa in Irlanda, stiamo prendendo in Francia. Ci siamo fermati a metterci la parte bassa degli antipioggia, almeno i jeans non li bagniamo. Non abbiamo tirato fuori i pantaloni, quelli del completo, perché probabilmente, speriamo, dalle previsioni tra un po' dovremmo andare incontro al bel tempo, ma ne sta venendo giù veramente tanta di acqua. Non vi fate abbindolare, non vi fate abbindolare, questi qua davanti è la polizia, ragazzi. Questa è la police francese, che adesso saluterò pure. O passo lì a fianco e li saluto. La gendarmerie sempre disponibile, solare, simpatica, se rispettate i limiti. Se i limiti non li rispettate, vi si sifonano come nulla. Questi qui stanno facendo affiancamento probabilmente. Sono le nuove leve. C'è una scuola di polizia, si vede, perché da lì sono usciti. Stavo accendendo la videocamera e adesso li faccio ridere un po'. Non i carabinieri, a voi. Cinzia ha detto altre motine, sì, altre motine. Guardali bene, Cinzia, gli ho detto prima di gioire troppo. È la polizia questa qua. È la gendarmerie. Lui mi sta facendo segno di passare. Passo, saluto anche lui, sarà un altro istruttore e si va. Comunque i primi 150 km sott'acqua ce li siamo fatti. Adesso davanti a noi lo scenario è quello che vedete, quindi incrociamo le dita e speriamo di viaggiare all'asciutto. Con la D25 si fa vivo uno splendido sole. Guardate queste strade come sono fighe, scorrono veloci, limite 80, zero traffico, molto molto ben asfaltate, nessuna controindicazione per ora. Ci sono i velox, sì, e zeppo di velox, ma se rispettate i limiti siete a posto. Se farete la D25 attraverserete questi piccolissimi borghi a distanza di 10-15 km l'uno dall'altro, dove il tempo pare essersi fermato.
Anzi, questo è già grande, ma ne abbiamo attraversati alcuni dove si contavano a malapena 20 case, ma veramente frazioni, piccole frazioni. Poi si esce dal centro abitato e si rimette a 90 km orari o 80 a seconda dei limiti e si attraversa la campagna a perdita d'occhio. Sulla D25 noi, il vento e la strada. Anche oggi strada tagliata con la spada. Zoom. Sono le 11:30, c'è un vento sostenuto, molto sostenuto. Ci sono 26 gradi e mezzo. Siamo sulla D660, via nazionale. Quella che vedete lì è l'autostrada. In questo tratto le due strade corrono appaiate una all'altra. Guardate che traffico che c'è qui e guardate il traffico che c'è lì. I panorami, la campagna che ci avvolge con questo sole, poi dopo tutta l'acqua che abbiamo preso questa mattina, è decisamente molto apprezzato. Quasi mezzogiorno, siamo a 300 km dall'arrivo. Che si fa? A spesa. Sosta a spesa. Siamo a un supermercato. Adesso si compra un po' di roba per pranzo e poi pranzeremo on the road, perché adesso è ancora presto, mezzogiorno, non ho fame. Più tardi mangiamo, on the road, via go. Cinzia, vedi come Cinzia, ragazzi, quando vede il sole non ce n'è. 26-27 gradi. Proprio nel mio DNA. Però devi dire che l'Irlanda ti piace molto. No, mi è piaciuta, amico, ha detto che non mi è piaciuta. Molto più di quella della Francia. Ci ha fatto prendere pure un bel po' d'acqua oggi la Francia. Quindi il prossimo anno ancora più in alto si va. Il prossimo anno si va al caldo. Adesso torniamo e poi si inizia a studiare. Abbiamo lasciato Troyes dove abbiamo fatto la spesa, siamo sulla D619, è circa l'1:10, adesso troveremo un posticino dove pranzare, un tavolinetto, una panchina al fresco dove poterci rifocillare. Nel frattempo tira un vento, ragazzi, che a moto in diversi tratti me la devo mettere di traverso perché soffia molto forte dalla nostra destra. Qui c'è una ruota panoramica, c'è un parco giochi qua sotto, quindi mi lascia ben sperare che da queste parti possa esserci quello che cerchiamo. Stazione di panchine l'abbiamo trovata, panchine all'ombra, moto all'ombra, si pranza, Cinzia sta bella contenta che c'è il sole, ma alleggerisco perché fa caldo. Sono le 13:15, siamo a circa 230 km dal nostro arrivo. Abbiamo fatto diversi chilometri, ma altrettanti ci attendono. Adesso abbiamo trovato questo parchetto. Non mi chiedete il nome del paese perché non lo so, ho visto il parchetto e mi sono fermato. È lunga la strada, quindi non abbiamo fatto neanche un minimo di deviazione. E qua c'è Cinzia che attrezza il pranzo con quello che abbiamo comprato. Prosciutto, pane, formaggio, acqua, coca. Qui però Cinzia oggi è troppo grande la cittadina. Sì, oggi nessuno ci caga per il caffè. No, qua è troppo grande il paese. Caffè. Però abbiamo la musica. Abbiamo la musica, sì, ci sono dei muratori che stanno ristrutturando questa casa qui e c'è musica dal vivo qua praticamente. Sinceramente andavo alla ricerca di un paesino più piccolo, a misura d'uomo, come quelle di ieri, 4 case e un forno, ma lungo la strada non abbiamo trovato paesini così adesso e magari tra 20 km li troviamo, ma visto che abbiamo fame ne approfittiamo. Cinzia qua già apparecchiato, ragazzi, prosciutto, formaggio, buon appetito. Lasciamo la 609 e imbocchiamo la D44, il maltempo ce lo stiamo lasciando alle spalle, prima avevamo una grossa nube nera alla nostra destra, adesso alla nostra destra abbiamo tutto chiaro, ma di contro c'è un vento che spinge in maniera esagerata, ce l'abbiamo di schiena, quindi in questo momento sto andando con un filo di gas e supero ampiamente il limite degli 80 all'ora. Guardate che strada la D44, cruise control e si va. Ecco, questo è un altro paesino che stiamo attraversando. La particolarità è che in giro non c'è nessuno. Nessuno! Eppure le temperature sono alte. Le macchine vedete parcheggiate. Adesso c'è questo camion che fa manovra, qualche macchina in giro, ma in mezzo alla strada non c'è assolutamente nessuno. Solo noi. Sente solo il rumore del boxer. Siamo a circa 190 km dall'arrivo, in una delle tante piazzole che si trovano lungo la strada. Sono piazzole letteralmente attrezzate per campeggiare, per fare picnic, per rifocillarsi. Stranamente non c'è il bagno, generalmente c'è anche quello. Siamo fermati perché c'è un vento molto sostenuto e a guidare con così tanto vento questa mattina abbiamo preferito fare 10 minuti di sosta. Il tempo per ora ci sta graziando, quindi va bene così. Questa strada qui è veramente incredibile. Una strada davvero ottima,
comoda, veloce. Le strade francesi, ragazzi, ve lo ribadisco, sono strade di altissimo livello. Queste strade a scorrimento veloci vi permettono di fare chilometri senza esagerare con la velocità. Potete mantenere su queste strade, sono dagli 80 ai 100 km, permettono di fare strada, chilometri, distanze abbastanza lunghe in tempi relativamente veloci. Adesso mi faccio un sorso di coca, torniamo in sella e proseguiamo il viaggio. Oggi a fine tappa faremo più di 500 km e abbiamo visto 10 ambienti naturali differenti. È incredibile come cambia velocemente panorama, paesaggio. D166. Oggi è particolarmente dura arrivare. Cinzia non l'ha ancora detto, Cinzia adesso non mi sente perché il casco l'ho scollegato. Lei mi ha detto: tu sei stanco. Io in realtà un po' stanco lo sono, perché mancano ancora 70 km, sono le 5 meno un quarto per l'esattezza. E oggi è veramente impegnativa. 530 km su tutte strade fatte così, che cambiano repentinamente, paesaggi molto variegati, molto belli, però oggettivamente 530 km sono fatti così, anche su strade che scorrono bene, perché comunque adesso abbiamo una media di 80 all'ora, però è impegnativo. Di contro i paesaggi, come vedete, mutano costantemente. Dalla pausa pranzo cerchiamo disperatamente un bar dove bere un caffè. Mi credete che tutti i paesi che abbiamo attraversato non c'è un bar aperto? O sono chiusi o sono dismessi, sono falliti, insomma è incredibile. Stiamo rimpiangendo l'Irlanda, perché in Irlanda le pompe di benzina tu ti fermavi e tutte avevano la macchinetta per farti il caffè, tu andavi, ti facevi il caffè che volevi e poi pagavi in cassa. Una cosa estremamente utile che anche da noi i vari benzinai dovrebbero pensare di avere, perché è un servizio in più, è un modo in più a loro per fare cassa ed è sicuramente una cosa utile. È un miraggio, bar, hotel, ristorante. Oh, mi fermo, dai, ci facciamo un caffè, va bene? Proviamo, dai, vediamo se ce lo fa, sì, esatto. Adesso facciamo scattare il rosso e ci fermiamo qui. È un paese più grande degli altri, ragazzi. Questo qui pare, almeno l'insegna c'è. Vediamo che succede. Ci siamo fermati in questo che è un paese molto grande rispetto a quelli che abbiamo attraversato fino adesso. E vediamo di farci un caffè. Un caffè o qua o qui di fronte. C'è questo gruppo di tedeschi. Ce n'è uno che va in giro con una moto che si accende, tutti e tre vanno in giro con moto che hanno ancora l'avviamento a pedale. Cinzia, sto caffè te lo fanno bere o no? Dammi una mano. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Good trip. Non so come si paga qua. Siamo qui. La tappa di oggi è abbastanza noiosa. Un po' lunga. Sembra che non è lunga, però non è che sono tanti chilometri. Sembra che non arriviamo più. Perché attraversiamo diversi paesini dove si va a 50-30 all'ora. Per il resto la strada è molto scorrevole. Sì, 80-90. Sì. Non ci sono buche, bella strada. Asfalto ottimo. Però sono tanti chilometri, oggettivamente. Adesso siamo stanchezza inizia a farsi sentire. Dopo pranzo volevo prendere un caffè. Abbiamo fatto più di 100 km, non abbiamo trovato un bar. Siamo a 70 km da Colmar, un caffè non ce lo toglie nessuno. Nel frattempo stanno arrivando altre moto, quindi il bar è quello giusto, si vede. Ragazzi, Cinzia è un po' imbarazzata perché praticamente qui è diventato una reunion. Stiamo un po' raccontando il nostro viaggio agli altri, che alcuni di loro parlano italiano, quindi ci stiamo un po' raccontando, ci prendiamo 5 minuti e poi si torna. Allora, siamo ripartiti dalla pausa a baretto con gli amici francesi, alcuni del Belgio erano, mi sembra che fossero un motoclub, non ho ben capito la questione come stavano messi. Comunque le moto erano targate francese e belgio. Tre parlavano discretamente l'italiano, ci hanno chiesto da dove venivamo, che cosa facessimo lì. Io sono raccontato che siamo partiti il 12, siamo andati in Irlanda, il giro che abbiamo fatto. Ah, però di chilometri ne hai un po'. Quanti chilometri ha la moto? Ho detto la moto ne ha 171, quasi 172.000. È rimasto così, veramente? Sì, ho detto 172.000 chilometri quasi. E come va? Ma mi ha detto, ma tocco ferro con le parti basse, però per ora non mi dà nessun tipo di problemi. Siccome uno di loro aveva in prova l'Harley, la nuova, la fan dell'Harley, gli ho detto come va? Sì, va molto bene, io non faccio quello che fa tu, però l'ho provata, non mi piace molto. Ho detto guarda, esteticamente non mi dispiace, l'unica cosa che non mi fa impazzire di questo mezzo qui, come di tanti altri, è la catena, perché abituato adesso al cardano difficilmente tornerei indietro sulla catena.
però per il resto era lì, oggettivamente non è brutto, è particolare. Ci siamo salutati, buona strada, buon viaggio e via. Adesso noi ci mancano 62 km, non vediamo l'ora di arrivare, di farmi una doccia sinceramente, perché ho voglia di togliermi il casco e stare un po' più rilassato, ecco. I 30 km prima di arrivare a Colmar sono tantissima roba. Col della Bohom, mi sembra che si chiami sto colle qui, stiamo scendendo in questo momento, ma a salire è stato letteralmente strepitoso. Peccato, la batteria si era scaricata, l'ho cambiata su in cima al passo, ma molto molto scorrevole la strada, senza esagerare, almeno facciamo qualche curva, le spalle le consumiamo. La parte centrale della Rode Smart 4, gran prodotto innanzitutto, ma l'abbiamo spiattellata tutta quanta, abbiamo fatto quasi 7000 km dritti da quando l'ho messo. Siamo sulla D4, anche chiamata strada del vino. Voi non potete capire che odore di vino c'è nell'aria, l'aria è impregnata proprio dell'odore del vino, è pazzesca la quantità di viti che ci sono in questo momento intorno a noi. Strada del vino dell'Alsazia, 1,3 km dalla nostra struttura. Adesso facciamo la rotonda, dovrebbe essere qui dietro la nostra struttura. Qui intanto ci attende una statua della libertà in questa rotonda. Adesso la facciamo tutto, eccolo qua, hotel Resole. Tra l'altro questi qua mi hanno rotto veramente le scatole, mi avranno mandato 100 email, mi hanno letteralmente stalkerizzato, ma li blocco, eccoli qua, Resole, li bloccherò, faccio il check-in e li blocco assolutamente. Mi hanno letteralmente stalkerizzato, in una settimana mi avranno mandato 20 mail sul pagamento, il pagamento che ho fatto 10 giorni fa. Ok, non siamo le uniche moto, non sono francesi, questa è la nostra struttura. Adesso facciamo il check-in, visto che sono le 18:25. Questa è la camera, piano terra per fortuna, così non dobbiamo fare scale, scalini, scalette. Questo è il bagno, Cinzia, il solito check. Tutto a posto? Sì, tutto ok. A questo punto andiamo a scaricare doccia e si va. 19:25, sotto una leggera pioggerellina ci accingiamo ad entrare a Colmar, capitale del vino dell'Alsazia. Questo recita il cartello all'entrata della città. Siamo a 2 km dal centro. Adesso piano piano vediamo. Colmar Centro, eccolo qua. Che più centrale di questo il parcheggio non si può. Qui dietro, ragazzi, c'è la via principale. Qui già ci sono tutte le case a graticcio, come potete vedere. Tutto molto colorato, molto figo, appena smesso di piovere, quindi direi che è tutto molto giusto. GS è qui, ci spogliamo e ci facciamo un giro. Questa è la via centrale di Colmar. Appena arrivati, ovviamente ha ripreso a piovere. Giusto il tempo di parcheggiare. Speriamo smetta. Nel frattempo qui troveremo qualche posto per ripararci, comunque abbiamo Kiwi e tutto il resto. Che dire, adesso inizieremo a scoprirla, ma il primo acchitto è decisamente molto molto carino. Io c'ero stato anni fa, vista molto velocemente. Questa sera la vedremo insieme con più calma. Le classiche case a graticcio. Colmar prende il nome da Columbarium. Columbarium perché? Perché inizialmente a Colmar si addestravano i colombi del re, da qui Colmar. Colmar si considera una città per metà francese e per metà tedesca, come dimostra anche la doppia lingua. È situata, come abbiamo visto prima, su una delle strade principali dell'Alsazia, che è quella del vino, ed è soprannominata, come recita anche il cartello all'entrata della città, Colmar, capitale del vino dell'Alsazia. È considerata anche la piccola Venezia per i ponti e i torrenti che cingono la città. Giusto un hammer da qualche metro abbiamo qua, eh? Ma adesso basta con i racconti, vi lascio le immagini di questa fantastica cittadina, anche con la pioggia. Ditemi voi se non è una perla questo angolo qui. Sotto c'è il canale. Qui siamo in pienissimo centro. Vi
Vi posso garantire che queste case a graticcio dal vivo sono incantevoli. Poi si affacciano su questi canali, da qui la piccola Venezia. Adesso lo seguiamo il canale e arriviamo in uno dei punti più belli del canale. Migliaia di lucchetti appesi alle inferriate che danno sul canale. Adesso vi mostro il perché è chiamata la piccola Venezia. Questa è la biblioteca comunale, questo palazzo qui. Di sera illuminato e tantissima roba. Poi sorge in un contesto proprio nel cuore della città di Colmar e c'è questo giardino fantastico. In questo momento sentite anche la musica perché c'è una festa nel centro. Adesso andiamo a trovare qualcosa da mangiare. Ragazzi, questo è il posto dove abbiamo cenato. Abbiamo preso due tartè flambé. Una si chiama, la leggo perché no, una è nature. No, una è gratiné. No, una è gratiné. E una è un muster. Praticamente è come una pizza, molto simile a una pizza, più sottile, con sopra gli diversi con ingredienti. Con formaggio, ne abbiamo presa formaggio. Due cipolle, tipi di formaggi. Due tipi di formaggi diversi. Cipolle, formaggio. A tutta cipollata, sempre buona, cioè bella saporita. La mia secondo me era più buona della sua perché era più saporita, il tipo di formaggio era più, costava anche di più la sua, più insomma tosto, più pesante. Morale della favola: due torte flambelli e da bere una coca e un'acqua, 30 euro in pieno centro Colmar, che è la piccola Venezia. Non è proprio a buon prezzo. Non è proprio caro, però buono, abbiamo mangiato bene. Buono, locale molto carino, molto silenzioso. Sì. Ho fatto a malapena il video che avete visto delle due sì, delle era due torte flambé. Era un po' chic, un po' silenzioso, la gente sussurrava, non parlava neanche, quindi non era il caso di fare altro. Già c'ho la gendarmeria appresso qua praticamente. Sono io quando accendo la macchinetta per fare video. Quindi non era il caso. Adesso andiamo a vedere altre due cose carine. Una è la dogana e un'altra scopriremo dopo. Ragazzi, questa è la piazza della vecchia dogana. Peccato sia buio a quest'ora, quindi se ne vede poco. Questa qui, che non si vede attualmente, è la vecchia dogana. Assume un ruolo fondamentale nella vita economica di Colmar, perché era qui che le merci venivano stoccate per essere poi tassate, per essere importate ed esportate. È l'edificio più vecchio di tutta Colmar, è del 1480. Un'altra cosa che non potete perdere se venite a Colmar è la casa delle 100 teste, eccola qui. Ci sono 106 teste tra animali e persone raffigurate in questa facciata. Questo è un edificio del 1600 che venne fatto per un commerciante, Anton Burger, che poi divenne anche il sindaco di Colmar. È uno dei posti simbolo della città di Colmar. Le teste sono raffigurate in realtà anche sotto la balconata. Ogni balconata ha una testa. Sul muro la stessa cosa, su questo muro qui. Oppure incastonate all'interno della colonna stessa. È pieno zeppo di teste. Purtroppo è buio e non si vede chissà quanto dalla camera, ma dal vivo è tantissima roba. Ricapitolando, la giornata di oggi è stata una giornata molto lunga, molto intensa, molto pregna di chilometri. I chilometri di per sé non erano neanche tantissimi perché erano 533, ma vi garantisco che farli su strade da 80-90 all'ora, all'interno delle città anche 50-30, città, villaggi, poche persone, con il vento forte è stato abbastanza impegnativo. I primi 150 chilometri li abbiamo fatti sott'acqua praticamente, chi più chi meno. Poi è uscito un bellissimo sole però accompagnato dal vento che ci ha accompagnato fino alla fine. Siamo arrivati, ci siamo sistemati, doccia, e nel momento in cui stavamo uscendo per andare a Colmar è iniziato a piovere, pioggia che ci siamo portati anche i primi minuti della vista a Colmar, ma che comunque non abbiamo desistito e siamo andati avanti. Abbiamo girato Colmar è veramente una perla. C'ero stato diversi anni fa, ma non avevo girato molto l'interno, mi ero fermato un po' a una vista molto superficiale. È davvero una chicca da non perdere.
una bomboniera, case a graticcio ovunque, come se non ci fosse un domani, veramente veramente bella. Poi siamo andati a cena, dopo cena abbiamo fatto, allora finisci di fare il casino, no? Dopo la cena abbiamo fatto un'altra bella passeggiata per Colmar. A questo punto non farei altro che chiudere il video. Per la chiusura del video non abbiamo badato a spese, anche le campane ci sono. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Anche da Colmar l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla. A buon costo. A voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.